Da quando l'uomo ha iniziato a navigare, ha sempre cercato dei luoghi sicuri per approdare e da cui ripartire con le navi. Ma cosa succede sul porto? Ma cosa succede sul porto? Tutto di sopra. Ma cosa succede? Allora, io premo il pulsante e si apre quest'altro gioco. Ciao ragazzi! Voi sapete quanti porti ci sono in un porto? Uno? No! Seguitemi e vedrete! Ok, ora vorrei portarvi a scoprire i porti di Venezia e Chioggia. Quando è nata Venezia, la città e il porto erano la stessa cosa. Noi siamo più o meno qui, giusto? Si capisce? Queste parti rosa sono le parti portuali, ma non sono sempre uguali. Qui siamo nel 1200 e sono così. Se io vado nel 1500, cambiano un po' le cose. Vedete che sì, ci sono delle cose che si illuminano. Quando ho scoperto e quando ho giocato. Quando io ho scelto la data, direi di andare in ordine cronologico, prendo la barchetta, magari ci potrebbe essere qualche assistente di volta in volta che viene a prendere la barchetta, ma uno per volta, e la trascino. Guarda, la trascino e la mollo. Quando la mollo, parte il video.